non c'è nulla di peggio che produrre in maniera eccellente ma sfruttando il lavoro. Una riflessione sul primato raggiunto dal vino italiano e abruzzese, ormai eccellenza a livello internazionale, ma anche sui pericoli che lo insidiano e sulle azioni da intraprendere per agevolare e tutelare le imprese che operano nel settore. E quanto ha proposto la Coldiretti, che negli spazi del Media Museum di Pescara ha organizzato un convegno in collaborazione con l'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, a confrontarsi con i viticoltori sull'agromafia e sulla tutela del Made in Italy, tra gli altri Cataldo Motta, già procuratore della Repubblica di Lecce, impegnato nella lotta alla Sacra Corona Unita, e Fabrizio Di Marzio, consigliere della Corte di Cassazione. Ovviamente chi vince su un mercato ha bisogno, crede che siano necessarie delle regole precise sulla qualità, sulla provenienza, sui processi di produzione, sia in termini di impiego di forza lavoro che di processi proprio tecnici, perché l'eccellenza è garantita dalla posizione di queste regole e dal rispetto di queste regole. La mafia agisce in tanti settori, in agricoltura, si parla di agromafia per dire dell'influenza della mafia nel contesto agricolo, agisce condizionando ambienti e territori nella loro interezza e quindi imponendo delle regole di comportamento sotto la minaccia ovviamente di conseguenze negative sulle cose e sulle persone. È la cosiddetta omertà. Lei prima parlava di regole, dove si possono migliorare queste regole? Noi oggi abbiamo un buon prodotto normativo che è il testo unico per il vino, per quanto concerne il vino, che ha soltanto un problema di ineffettività, cioè occorrerebbero dei decreti attuativi, neanche la metà di questi sono stati al momento emanati, quindi abbiamo una buona legge che non opera ancora.